Mettiamo una cassetta nuova. Allora, Richard, ecco che faremo. Ci serve un campione della sua voce. Deve dire questa frase al telefono. C'è una bomba a Centennial Park. Avete 30 minuti. Richard, sei un eroe nazionale ora. Grazie, signore. Ma ho solo fatto il mio lavoro. Allontanarsi dalla torre! Via! Si sospetta sempre di chi trova la bomba, come di chi trova il cadavere. Richard Jewell rispecchia il profilo dell'attentatore solitario, un bianco frustrato, aspirante poliziotto, che vorrebbe diventare un eroe. Lo pubblichiamo. Tu sei un sospetto. Non parli. Parlo io. Ripetilo. Io non parlo. Potrebbe dimostrare la sua innocenza. Dica, c'è una bomba a Centennial Park. Avete 30 minuti. Smettila di essere il loro migliore amico. Mi è stato insegnato a rispettare le autorità. Le autorità vogliono farti a pezzi. C'è una bomba a Centennial Park. Avete 30 minuti. Mi scusi, cosa? Lo accusano due delle forze più potenti del mondo. Il governo degli Stati Uniti e i media. Voglio aiutarvi, ma anche io faccio parte delle forze dell'ordine. C'è una bomba a Centennial Park, avete 30 minuti. È stato lui? Richard Jewell è un uomo innocente, è un eroe. C'è una bomba a Centennial Park, avete 30 minuti. Ancora una volta, voce alta. Io riferisco i fatti. Gli avete rovinato la vita! C'è una bomba a Centennial Park, avete 30 minuti. Facciamone un paio. Mio figlio ha salvato delle persone. C'è una bomba a Centennial Park, avete 30 minuti. Chi ha piazzato la bomba? Richard Jewell è sempre! C'è una bomba a Centennial Park, avete 30 minuti. Io non so come proteggerti. Per me il tuo cliente è colpevole. Vogliono condannarti! Sei pronto a contrattaccare?